Meglio dare vita ai giorni che più giorni alla vita, diceva qualcuno. Sì, è vero. Ma se avessimo più tempo per capirlo? Perché ci vuole tempo per capire cos'è la vita. C'è chi lo capisce a 20 anni. Chi a 50. Alcuni anche a 70. L'età media della vita di un essere umano è di 82 anni. Solo all'inizio del secolo scorso erano 55. 27 anni in più. 27. 27 anni per capire cos'è una gita al mare. Gustare un cibo esotico. Passeggiare in centro con gli amici. Sentire ogni profumo della terra. E ascoltare ogni suo suono. 27 anni in più per godere ogni istante. Ogni istante. E guardare con gli occhi la bellezza del mondo. Sono un medico. Capisco il problema e mi impegno a risolverlo con diagnosi e terapie. Un'infermiera. E ho studiato per assistervi. Studio da ricerca. Sperimento per trovare le cure migliori. Anche noi cerchiamo di capire cos'è la vita. Come voi. Intanto possiamo aiutarvi a vivere meglio. E più a lungo, sì. Ma solo con la vostra fiducia. Senza quella non avremmo realizzato nulla. La scienza medica, in un secolo, solo 100 anni, è riuscita a rendere curabile l'epatite C. Edward Jenner, col suo primo vaccino, ha sconfitto il vaiolo. Solke Sebin, la poliomielite. Siamo riusciti a capire come e perché si trasmette l'HIV. E oggi un ventenne a cui è diagnosticato ha un'aspettativa di vita di 70 anni. Due persone su tre che hanno un cancro sopravvivono a 5 anni dalla diagnosi. Vogliamo migliorare la vita dell'uomo. Vi guardiamo negli occhi per capire e per darvi risposte. Per la vostra e la nostra vita. Il progresso scientifico è la strada da percorrere insieme a voi. Per capire cos'è la vita. Sperimentare, curare e assistere. Per un mondo migliore. Lo so che sembra banale, ma è così. Trust me. Fidatevi di chi cerca, scopre e migliora la nostra vita con la scienza. Avete 27 anni in più per farlo. Che dici? Non è male, no?